La CIA Agricoltori Italiani Puglia in provincia di Taranto ha organizzato con gli alunni degli istituti comprensivi Pascoli Giovinazzi e Filippo Surico di Castellaneta due visite presso un campo di fave con annessa lavorazione di imballaggio, un campo di fragole e un campo di carciofi. I campi visitati sono stati quelli delle aziende Falciglia, Enrico e Marazia in agro di Castellaneta. Gli alunni hanno potuto osservare, toccare e raccogliere con le proprie mani sia le fave che i carciofi e guardare da vicino la raccolta delle fragole ed assaporarne il gusto. Nell'azienda Falciglia i fratelli Gaetano e Salvatore hanno mostrato le piante di fave messe a dimora in un vigneto di uva da tavola coperto con i teli di protezione. Hanno dato la possibilità di osservare e hanno spiegato come avviene la coltivazione e la successiva raccolta e offerto loro delle fave da portare a casa. Stiamo visitando il campo delle fave con i bambini della CIA, un viaggio organizzato dalla CIA. Questo è un esperimento che ho fatto quest'anno di mettere questo impianto di fave sotto al vigneto. Le raccolte si fanno per 3-4 volte, un ciclo di 3-4 raccolte, fave novelle naturalmente. Nella zona dove avviene l'imballaggio, gli alunni hanno potuto degustare le fave ed alcuni di loro, non sapendo come fare, hanno chiesto incuriositi come si sbucciavano per poterle mangiare. Da ciò si può dedurre l'importanza di far conoscere molto banalmente come si sbucciano le fave o altri prodotti che sono alimenti importanti nella dieta mediterranea. Questo è il confezionamento che viene fatto delle fave, lo facciamo in questa maniera qua. E niente, i mercati che adesso serviamo noi in questo periodo qua sono Austria, Francia e Germania. Mi chiedevano prima come mai Austria, Francia, Germania e Italia no. Italia anche sì, noi forniamo anche tutti i mercati dell'Italia, come l'Eurospin, l'S Lunga e roba varia. È solo che in questo determinato momento l'Italia e i mercati italiani, il popolo italiano mangia di meno le fave in questo stato perché si sono fatte un po' più dure, è proprio il periodo che le fa fare un po' più dure e quindi ci viene fatta più richiesta dai paesi esteri, ripeto a dire Austria, Francia e Germania. Loro la riconsumano così, sicuramente non so, forse li conservano loro come facevamo il discorso prima con le maestre, sicuramente anche loro li conserveranno per poi poterli mangiare in inverno a fare il passato di fave. Nella zona del magazzino presente anche l'85enne Cosimo Falciglia, il papà di Gaetano e Salvatore, il quale è stato contento di vedere tanti bambini ai quali viene spiegata l'agricoltura, come nasce un prodotto e soprattutto il duro lavoro nei campi. La visita è poi proseguita in un campo di fragole varietà Candonga dell'azienda Enrico. Gli alunni hanno potuto osservare le piante, il frutto e la modalità di raccolta. Le donne con la schiena curva raccolgono e mettono il frutto nei cestini inseriti in una cassettina messa sopra un carrellino che si sposta da una pianta all'altra. Vi sono poi gli operai che prendono la cassetta con i cestini una volta riempiti e la mettono sulla pedana che quando è completa viene portata nella cella frigo pronta a partire per i mercati e i supermercati esteri dove verranno vendute. Prima di andare via, Alessandro ha raccolto alcuni cestini di fragole che sono state fatte degustare ai bambini e alle insegnanti. Siamo nell'azienda Enrico. E siamo in un campo di fragole, com'è la varietà di queste Candonga. Fragole? Candonga. E dove ogni quanti giorni vengono raccolte? Tutti i giorni vengono passate. Quindi tutti i giorni vengono raccolte le fragole? Quando finiamo la passata. E poi si ritorna indietro. E poi si ritorna di nuovo da dietro a raccogliere. Quali sono i mercati dove vanno questo, dove va questo prodotto? Mercati nazionali, Torino, Verona, Padova, Milano, Brescia. Tutti i mercati nazionali. Sono tanti anni ovviamente che voi sono andate. Da anni. Le fragole è il primo anno. E infatti peraltro voi avete anche avuto i danni da Nive quando c'è stato, sì. Quindi all'inizio diciamo. Quindi avete visto che duro lavoro c'è per raccogliere le fragole, voi immaginate per piantarle, quanto loro è una famiglia praticamente che si dedica a questa attività, quindi bisogna premiare queste aziende che abbiamo sul territorio di Castellaneta, consumare i prodotti locali e cercare di incentivare il consumo appunto della frutta e della verdura, perché è importante anche nella vostra crescita questo discorso. Questa azienda peraltro è l'unica in Puglia che coltiva le fragole, perché la produzione di fragole è tutta nella zona di Metaponto, nella zona di Scanzano, Ricuro, diciamo in Basilicata. Quindi ecco perché bisogna dare un plauso a questa azienda che cerca di innovarsi, perché le aziende che riescono a innovarsi stanno sul mercato e riescono
riescono a vendere la propria produzione. A seguire, il gruppo si è spostato presso l'azienda Marazzia per la visita ad un campo di carciofi. Ad accompagnarci Francesca, la donna di uno dei fratelli Marazzia, che insieme ai genitori conducono l'azienda per la produzione di uva da tavola e ortaggi. Siamo nell'azienda Marazzia, una delle tante aziende della CIA di Castellaneta, e precisamente in un campo di carciofi, che ovviamente adesso hanno terminato la raccolta. E quindi a fianco a me c'è Francesca, che è la moglie di uno dei fratelli Marazzia. Francesca, dove hanno portato questi? Dove li avete raccolti? Su quali mercati sono stati? Mercato di Taranto, Ginosa, Castellaneta. Ma quest'anno c'è stata, a proposito della Niva, comunque ci sono stati dei danni, la produzione ha subito? C'è stata meno produzione più scarsa, meno buona, diciamo, seconda scelta. E quindi praticamente anche in questo caso, così come in altre situazioni, la Nive ha comunque pregiudicato la produzione dell'anno e ha creato dei grossi problemi. Purtroppo l'agricoltura è soggetta a tutte queste, alle calamità che accadono nel corso dell'anno. Nel corso della visita è stato possibile guardare le piante di carciofi e raccogliere il prodotto. Francesca ha spiegato che il prodotto raccolto viene venduto per lo più nei mercati locali, sia per il consumo fresco che per la conservazione. L'azione svolta dal progetto di scuola in fattoria è quella di avvicinare le giovani generazioni al mondo agricolo, al mondo della produzione, per abituarli a far comprendere l'utilità di consumare frutta e verdura di stagione, prodotta in particolare sul nostro territorio, e far conoscere le modalità di raccolta e di consumo dei prodotti. Infatti sono oltre 10 anni che la CIA Agricoltori Italiani crede in questo progetto e organizza le visite didattiche.